Allora, ne è saltato nessuno? Qualche testa ne è saltata? Il boss? Dov'è il boss? Vediamo un po', ascoltiamo un po' il boss. Che dice? Che bello. Non si è dimesso, no? Tanto prima del servizio, aspettiamo, meglio sentiamo lui mentre fuma questa sigaretta. Eccolo, ecco il boss, boss. No, quando il leone va via, gatti si avvicinano. Quando il leone torna, gatti spariscono. È così che poi tutto quello in giro che si parla, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, lavoro e io via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Dal primo giorno che sono entrato sono presente e si lavora, si pedala. No, quando il leone va via, gatti si avvicinano. Quando il leone torna, gatti spariscono. È così che poi tutto quello in giro che si parla, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, lavoro e io via per... Quella poca di fiducia che avevo nei suoi confronti, per me è andata tutta via. È andata via, mi ha fatto venire il latte a coglioni, questo testa di cazzo, arrogante, ineducato, offensivo, che non è altro. Qui non si gioca al capo dei capi, a Gomorra, non si gioca al padrino, qui non si gioca a queste cose qui. Qui ricopri un certo tipo di ruolo e qui devi mantenere una certa serietà anche nelle dichiarazioni. Ma poi guarda che caso, no? Quando il livello è basso, ma guarda caso sei tornato te, si è abbassato il livello. Quando sparisci il livello si rialza, ma non è che sarà te che crei tutto questo casino come una balla di topi all'interno dell'ambiente. Ma così, eh? Uno più uno, io così, ho questa sensazione. Te per me basta, te sei finito come quell'altro, erano già finiti. Te che pensavo che nonostante le dichiarazioni, un po' di speranza ce l'avevo dentro di me, no. Vediamo di tempo e tutto, te proprio non ci ha capito una sega. Non ci ha capito niente, 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 non ci ha capito niente. Ti sei ricoperto di boria. Sei diventato arrogante, offensivo, ti devi levare da quattro passi da coglioni, porca di quella troia, ma troia sozza, lurida, ti devi levare da quattro passi. Te non ti devi presentare più allo stadio, ti devono fischiare, ti devono tirare i pomodori, ti meriti tutto, tutto. Torna, vai, tanto te lavoro lo trovi, vai a mangiare da qualche altra parte, perché qui l'ambiente rossonero, il Milan, nonostante avete rotto tutto, avete sfasciato ogni cosa, cercato di estinguerlo, vivere sempre in gente come me e come tanti altri. E questo non fa per voi. Andate a fare altro, andate a giocare a golf, andate a pesca sullo yacht, andate dove vi pare. Te e compagnia bella. E tutti gli amici Fritz che hai. Basta, basta. A meno che non vi decidete, vi rimboccate le manichine, ve le rimboccate e dici, ah, si lavora per bene. Fonseca si è fatto una minchiata, chiedete scusa. Si è fatta una minchiata, non è l'uomo che serviva. Ci siamo fatti prendere, ok, tornate sui vostri passi e niente. E si inizia a lavorare seriamente. Seriamente, no, quelle solite stronzate che avete sempre fatto finora e che vanno fatto passare a tutti, l'hanno fatte correre, ma a sto giro no. A sto giro no. No. No e no. Capito, bossetto? O capo dei capi? Eh? Il leone, capito? Il leone, quando il leone c'è, i gatti, a fine partita, lo ripeto, dov'eri? Dov'eri? Sei di tanto leone, andavi a microfoni te invece di mandarci Fonseca, che era mezzo confuso anche lui. Andavi te, Furlani, Moncada, così parla anche lui un pochino. Eh? E si sentiva che cosa avevate da dire. Eh? Non all'inizio partita, tutti bravi prima, tutti bravi col culo degli altri, tutti finocchi col buco del culo di quell'altri. Siete vergognosi, siete una schifezza, siete una vergogna. Ma più che la squadra, voi. I giocatori sono scarsi, ok, ma voi siete piccoli uomini, piccole persone, maledetti, maledetti, sparite, sparite, sparite.